Salerno e ha fermato uno dei presunti autori del furto. La refurtiva, sedie, ombrelloni, lettini e infissi in alluminio è stata rinvenuta a bordo di due furgoni che erano parcheggiati nel quartiere Sant'Eustachio a Salerno. Gli arredi, per un valore complessivo di circa 40.000 euro, sono stati riconsegnati questa mattina al responsabile della colonia gestita dalla Curia. Le indagini avviate ieri, quando è stato scoperto il furto, sono state eseguite dalla squadra mobile diretta dal vicequestore Claudio De Salvo. Uno dei presunti ladri, un 32enne salernitano già noto alle forze dell'ordine, è il proprietario dei furgoni sui quali è stata ritrovata la refurtiva. È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di ricettazione. L'uomo questa mattina è stato rintracciato dagli agenti della mobile di Salerno in un'abitazione di Avellino, dove pare avesse cercato rifugio dopo aver notato nella giornata di ieri le attività della polizia concentrate soprattutto nel quartiere Sant'Eustachio. Le indagini proseguono per individuare gli altri autori del furto.